Una vera e propria dipendenza derivante da comportamenti ripetuti, compulsivi e in definitiva problematici ed invalidanti. È stata definita così dal consigliere regionale Marcello Pittella la dipendenza dal gioco d'azzardo patologia in aumento. Presentata da Pittella, primo firmatario e sottoscritta dai consiglieri Nicola Pagliuca e Ernesto Navazzi, una proposta di legge per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico, il cosiddetto GAP. La finalità prima è il recupero e l'integrazione in una società che rischia di escludere un pezzo di se stessa, che è quella sostanzialmente che per disavventura o per scelta ha deciso sostanzialmente di dedicarsi al gioco d'azzardo diventandone prigioniera. Articolata in 10 punti, la proposta prevede alcune misure di prevenzione, diagnosi precoci, campagne informative, coinvolgimento delle associazioni no profit e potenziamento delle strutture esistenti. L'idea è di istituire anche un fondo di solidarietà. La creazione di un fondo presso la giunta regionale regolamentato con atto di giunta regionale per consentire a costoro di attivare mutui a tasso agevolati per uscire sostanzialmente dal vortice del debito. Il consigliere di Io amo la Lucania, Ernesto Navazzi, ha sottolineato la trasversalità della proposta a dimostrazione che ogni buona iniziativa trova la condivisione delle diverse forze politiche.